Yas, a te. Allora, io sono rimasta veramente colpita da questo corso. Sono qui, cioè ho dovuto fare una scelta oggi, quindi finire una lezione oppure partecipare a questo corso. Una parte di me mi ha detto di partecipare a questo corso e ne sono stata felice perché non tutte le cose avvengono per caso, quindi c'è stato questo scambio intenso di emozioni e una cosa che è emersa è proprio il bisogno, di raccontarsi. Il bisogno di esprimere quello che si sente, soprattutto in un momento come questo. Quindi il fatto che lei abbia detto che bisogna, cioè che una scuola che guarda al futuro è una scuola che insegna le emozioni ad ascoltarle, io sono completamente d'accordo, perché senza le emozioni non possiamo andare avanti e non si crea collettività. Quindi, infatti, anche Annalita prima ha detto che c'è difficoltà, trova difficoltà con il figlio, con gli insegnanti. Quindi, come risolvere le difficoltà se non aprendo alle emozioni? Perché bisogna ascoltarsi proprio. L'ascolto, secondo me, è una cosa fatta con il cuore. Infatti, prima ho segnato, cioè, il mio lavoro di prima, lo dico velocemente, si chiama proprio Ascoltare con il cuore. Ho praticato il buddismo per un paio di anni. E da lì quindi ho imparato alcune cose rispetto a questo. Quindi la base di tutto è proprio l'emozione, il lavoro di squadra, la rivoluzione umana, però fatta insieme, perché altrimenti non si va da nessuna parte. E ho scritto che tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati, se serve, supportati. Quindi mettersi in gioco e rispettare le proprie emozioni, accoglierle e soprattutto le devi interpretare in qualche modo, quello che senti dentro. E quindi migliorarsi ogni giorno per contribuire alla creazione di un mondo basato sulla collaborazione, quello che diceva prima Stefano. Quindi ognuno di noi credo che debba migliorarsi per creare veramente delle vibrazioni positive per tutti. Solo questo volevo dire. Grazie veramente per questo corso stupendo. Faccio vedere le copertine adesso. Ecco, questo è il percorso. Ecco, il percorso dura 120 ore in 6 mesi. Sono 5 laboratori smart, vuol dire che sono laboratori di 5 weekend in tutto, uno al mese, più una formazione online che rimarrà disponibile sempre. Ok? Per acquisire il titolo di coach in intelligenza emotiva per l'empowerment, con la specializzazione come tecnico del metodo autobiografico creativo. Che cosa si fa in questi 5 laboratori? Nel primo si parla di intelligenza emotiva, ovvero di crescita personale con il metodo autobiografico creativo. Nel secondo si parla di narrazione delle origini, tradizioni e cultura familiare. Poi un weekend dedicato all'autoritratto, sguardo interiore, percepirsi e rappresentarsi. Uno interamente dedicato al mondo delle fiabe autobiografiche, con il tema della metafora come svelamento e poi il lavoro con le immagini dal corpo, ok? Ogni unità didattica è corredata di un ebook e la base di formazione online che rimarrà sempre disponibile. Diversamente, qualora sia difficile garantire la presenza nei 5 weekend mensili, c'è la versione asincrona dello stesso percorso. A tutti gli amici che sono interessati ad approfondire questa possibilità, do due alternative. O cliccare sul link per prenotare direttamente il posto in aula per le attività che partiranno nel mese prossimo, o in alternativa di segnalare in privato il bisogno di essere contattati anche per essere guidati nell'iscrizione. Per cui nelle prossime ore o Fabrizio o Laura vi chiameranno per valutare insieme con voi tutto ciò che serve ai fini del perfezionamento dell'adesione a questo master nel tecnico del metodo autobiografico.